Tra le tante cose in comune con il pastore Remo, una su tutte: parla con il cuore e dal cuore. E quando la parola di Dio passa attraverso il cuore, è una parola che arriva bagnata alla nostra vita. Personalmente, nel mio percorso ministeriale ci sono 3, massimo 4 tappe in cui posso dire di aver ricevuto una parola dal Signore. Ed una di queste tappe è stata proprio 12 anni fa, quando lui venne qui e ministrò, e poi dopo il Signore gli diede una parola profetica per l'opera, gli diede una parola per il pastore Enzo e gli diede una parola per la mia vita. Voi non potete ricordare, ma tra le parole c'era il comando di mettere per iscritto ciò che il Signore donava alla mia vita. E questo vi lascia ancora di più comprendere la ragione per cui io scrivo e mi adopero nella letteratura cristiana. Non è uno sfizio personale, ma è un comando ricevuto dall'alto. E noi preghiamo che ancora questa mattina, attraverso il pastore Stefano, il Signore parli, ordini, comandi alla nostra vita, perché noi siamo qui per fare la sua volontà. Vieni, fratello Stefano. Grazie pastore, pace a tutti. È una gioia questa mattina di trovarmi insieme a voi, il vostro pastore. Il Pidio venne in America pochi mesi fa con tutta la famiglia. E ancora mi ricordo la sua lezione che ci ha portato dal profeta che stava scappando. E abbiamo preso molto da lui. Voi siete in un senso benedetti qui, perché non tutti i chiesi hanno persone che Dio ha dato questo dono di scrivere, però vedere al di là di ciò che si legge. E io so questo, che Dio userà la sua vita. Questo è il principio del suo scrivere. Lui toccherà, non solamente toccherà lui chiese e fratelli e sorelle che hanno bisogno di ricevere la parola, ma con suo scrivere e studio e dichiarazione della scrittura toccherà scuole e pure università, che prenderà come una insegna dal Signore. Veramente ieri sera, mentre stavo a cercare la mente di Cristo intorno a questa mattina, mi ha dato questo per il pastore Elpidio. Come diceva sempre il pastore Remo, io voglio bene tutti i miei pastori nel centro napoletano, ma nessuno è come Elpidio. Era un po' riservato.
faccio come ha parlato ieri sera Jeremy. Lui ha detto che certe volte quando l'uomo di Dio diventa vecchio, lo mettiamo all'angolo della stanza e lo facciamo mangiare in un piatto di tavola, così se cade non si rompe, è solamente là, e non vogliamo sentire la sua storia. Così hanno fatto il popolo di Dio con il profeta Samuele, quando hanno detto: non più, vogliamo essere come altre nazioni, dacci un re, non c'è bisogno più la tua parola, tu non sei più utile a noi, vogliamo essere come altre nazioni. Sapete, miei cari, questa dove la Chiesa sta ad andare questi ultimi giorni, tramite il mondo, e stiamo abbandonando la Sacra Scrittura, che è una cosa che durerà in eterno, pure nel cielo questa sarà vivente. Perciò noi questa sera, questo è che il Signore mi ha parlato al mio cuore. Io sono venuto qui non per predicare, veramente, perché ho molta occasione a predicare. Ormai la mia età, pure sono stanco un po' a predicare. Il mio lavoro è passare tempo con i pastori, aiutare, incoraggiare i pastori a uno. Vorrei prendere settimane, pure mesi di soltanto svolgermi la mia vita verso loro e aiutarli, perché un lavoro del pastore questi giorni è una cosa che è incredibile. Le oppressioni, le domande e il lavoro che si deve fare ai confronti delle cose che si presentano in questi giorni cattivi e giorni di peccato e giorni che sono di inganno. E l'uomo di Dio deve essere avveduto, nel senso di sentire quale voce sto a sentire, perché oggi ci sono molte voci nel mondo e queste voci nel mondo stanno entrando nella Chiesa. E invece la Chiesa andare nel mondo, il mondo sta entrando nella Chiesa. E la Chiesa deve essere come una guardia che sta sopra il muro, con, non so, il cantinello, quello, come? Sì, lui che guarda, così se viene il nemico da un avviso, così. Questa è la Chiesa di oggi. E ho cercato questa mattina, Signore, dammi veramente una parola per la Chiesa, perché a questa età mia posso predicare per 20 anni, ma mi fermo. Ho molto a dire, ma non voglio dire ciò che io voglio dire. Voglio dire ciò che il Signore mi dà a dire. Perché i tempi nostri sono ormai finiti, quasi finiti. Cristo è alla porta. La Chiesa è quasi pronta ad essere raccolta. La tromba è quasi pronta. Per questo David Wilkerson ha scritto un libro e ha visto la visione che quasi l'angelo ha messo la tromba nella bocca per suonarla, così tutti erano pronti a sentire la tromba e venisse rapimento dalla Chiesa. Ha detto Cristo: ferma ancora, c'è ancora un minuto. Un minuto per lui può essere mille anni, non sappiamo.
ma però sappiamo, siamo non agli ultimi giorni, siamo all'ultimo degli ultimi giorni. E la Chiesa si sta preparando. Avete voi qui, sono sicuri, meglio pastori che, conoscendo il pastore Remo, che aveva, lui era così obbligato nel senso spirituale a portare i pastori secondo la scrittura. E sono sicuro che ciò che ricevete voi qui è una bellezza, una cosa che certe chiese oggi cercano, perché non più oggi la sua parola, la parola del Signore è più predicata come prima. Il tempo è passare quando molte chiese sono affamate. Dice la scrittura nel libro di Samuele, e la parola del Signore era scarsa. Molti profeti, molti sommi sacerdoti erano intorno, tutti parlavano del Signore, ma nessuno diceva la verità. Non sentivano la voce di Dio. Questi giorni abbiamo molte voci nel mondo. E se noi non abbiamo la nostra antenna sincronizzata alla voce di Dio, la possiamo perdere, perché quasi sono lo stesso. Però in una non c'è la potenza di Dio, sono parole, un'altra c'è la vita dietro le parole. E sono sicuro che qui in questa chiesa e le chiese la nuova Pentecoste sono ancora in gamba a fare questo. Alleluia. Ho pregato, ho detto: Signore, dammi una parola. Non so quanto tempo c'ho, pastore, ma io non. Grazie. Allora, a chiesa nostra, diciamo noi, io non predico lungo. Però se devo andare a fare la cena stasera, forse potete lasciare verso le 3. Veramente vorrei parlare dal mio cuore questa mattina, e ho preso pochi appunti. Vorrei, nel senso, non so se questo messaggio è per la Chiesa qui, ma è per la Chiesa di Cristo. Forse non tocca a molti di voi, ma forse è per qualcuno qui. Ma sono sicuro è per la Chiesa di Cristo universale. Perché vorrei toccare una cosa che ha toccato il mio cuore. È una cosa che sento, che è tempo di considerare questi ultimi giorni la vera chiamata di Dio. In America, in ogni angolo di strada c'è una chiesa, perché là c'è la benevolenza di avere non tasse, e ogni persona mette una tabella davanti alla porta e dice: la chiesa della rivelazione, della santificazione, della giustificazione in Cristo Gesù, amen. E nome, tutti, ogni, veramente. E vanno al municipio, prendono una licenza falsa, e loro danno l'iscrizione e conservano le tasse. E tutti si chiamano pastori. I titoli sono importanti per loro in America.
Ma sto considerando questi ultimi giorni, parlando io a persone serie che vogliono sentire la voce di Dio, ho sentito nel mio cuore di parlare questo. Veramente dobbiamo considerare la vera chiamata che Dio ha dato alla sua Chiesa. E mi sento però nella mia età, voi forse non credete, mi guardo meglio che io ho la mia età, no, lo so io questo, ho 71 anni, e mi sento come un giovane. Posso correre a mia moglie, lascio dietro a lei, eppure a mio figlio molte volte. Ma grazie a Dio mi sento bene. Ma però mi sento dire questo, che il Dio sta chiamando questi giorni, ma pochi sono quelli che veramente stanno a rispondere alla chiamata di Dio. Io veramente questi giorni sento che si parla molto, però niente cambia nella Chiesa. Sì, sentiamo i bei messaggi, i buoni ammaestramenti, pure profezie, ma la Chiesa rimane lo stesso. Abbiamo una Chiesa a Texas, 80.000 persone. La chiesa forse più grande in America, però la città è piena di crimine, drogati, prostituzione. È incredibile, la polizia, uccidono la polizia davanti alla chiesa. E no. Sì, le persone si recano ogni settimana, sembrasse come Disney World, tutti vanno, però non c'è un cambiamento, non c'è un cambiamento. Nelle chiese tutti preghiamo e diciamo: Signore, salva la mia famiglia, ma nessuno però vuole pagare il prezzo. C'è un prezzo per l'unzione, c'è un prezzo per avere la nostra preghiera risposta. Persone dicono: il mio matrimonio quasi è rotto, vorrei che Dio guarisce il mio matrimonio, però ambedue vanno uno qui, un altro di là. Seldom, non spesso, mariti e mogli si mettono le mani insieme e pregano insieme per l'unità, non per loro stessi, ma pure per i figli e la Chiesa e il mondo. Pochi, pochi. Parliamo spesso di avanzare il regno di Dio, ma chi fa il lavoro più? Il pastore. Pochi forse degli anziani nella chiesa, ma tutti però parliamo: Signore, porta anime. E Dio non vuole essere comandato, Lui vuole essere obbedito. Io questi giorni mi sento che il mondo sta entrando nella Chiesa, invece che la Chiesa va nel mondo a predicare l'Evangelo. Nella Chiesa questi giorni sto a vedere la musica che è satanica, che sta entrando nella casa di Dio. Vedo delle scene, non so qui in Italia, che non sono
apprende dalla conoscenza, ma so bene in America, quando giro, c'è una chiesa in Louisiana che parlano la chiesa della purità. Cosa fanno? Vengono delle donne nudi e si presentano davanti all'altare con un altro uomo che pure è nudo e dicono: noi siamo come Adamo ed Eva, pure dal Signore, non ci vergogniamo. Questa dove la chiesa sta ad andare oggi. Le persone cantano con questa mattina Amazing Grace, e mentre cantano così si ubriacano in chiesa. Questo che vediamo oggi agli ultimi giorni, non c'è più nella chiesa un'angoscia, un dolore che Dio si sente. E Dio ha un dolore nel suo cuore, miei cari, perché la sua chiesa non è come lui la vuole. Vedo che molte persone vanno in chiesa non per sentire la sua parola, ma per avere un divertimento. C'è una chiesa a Canada che dice così: si entra alle 11 e fuori alle 12. Il messaggino è 10 minuti, 20 minuti è divertimento, 20 minuti di lode, i cantici di Franco Sinatra, e cantano, che sono le chiese segrete, che non vogliono offendere a nessuno. Poi un'ora per l'offerta. Ma pure sto entrando nelle chiese pentecostali questi giorni, miei cari fratelli e sorelle. C'è poco fuoco nella nostra chiesa. Poco fuoco spirituale. Non c'è più la preghiera. Mi ricordo mia mamma, lei ora 95 anni, si trova in una casa di riposo, che sempre, mi ricordo, eravamo sei figli a Raffadali, nella provincia di Agrigento, in Sicilia. Di mattina si alzava presto a pregare per noi. Quando siamo entrati in America nel 1960, io frequentavo il collegio, certe volte veniva, le classi finivano a mezzogiorno, andavo a casa e mi ricordo molti giorni la sentivo da fuori, pregava mia figlia Concettina, mio figlio Nino, mio figlio Stefano, mia figlia Maria, mio figlio Domenico, mio figlio Alfonso. Poi pregava per il marito, mio padre, pregava per il pastore della chiesa, i bisogni della chiesa. Mai mi dimentico non c'è più nella chiesa, non vedo un'angoscia, un dolore, che la chiesa vive in peccato questi giorni. La potenza di Dio non scende più come un vento impetuoso che è sceso 2000 anni or sono nell'atto solaio, quando tutti erano di pari consentimenti in unità. Venne lo Spirito Santo e si è messo sopra ad ogni persona 120 lingue, e tutti parlavano le cose gloriose dell'alto.
non vedo più questi giorni nelle chiese fratelli e sorelle che piangono per il mondo che se ne va all'inferno. Miei cari, una cosa sento nel mio cuore questi giorni, e se no, non so se voi aspettavi questo messaggio, ma questo il mio cuore parla. Una vera passione per Cristo solamente nasce quando c'è un'angoscia dentro di noi. Verso il popolo perduto. La vera passione per Cristo è quando noi vogliamo più di ogni cosa lo Spirito Santo manifestarsi non nella Chiesa ma nella mia vita, perché se io ho lo Spirito Santo nella mia vita, la Chiesa sarà invitata nella mia presenza. Perché non è un risveglio della Chiesa, è un risveglio personale. E cosa fa Dio quando Lui vuole fare un lavoro grande in una città, in una chiesa? Lui picchia al cuore di un uomo o una donna che piange, che digiuna e che prega. Quando Dio vuole fare un'opera grande, cambiare una città, pure una nazione, Lui guarda chi c'è qui a Napoli, chi c'è qui ad Aversa, chi c'è qui a New York, chi c'è qui forse a Miami, qualsiasi città, chi c'è? Qual è l'uomo che sta pregando? La donna che sta pregando? La donna, l'uomo che sta digiunando? L'uomo, la donna che sta piando per mia opera? E poi quando vedi quella persona, Dio lo prende, lo battezza in uno spirito di angoscia, non so se la parola è giusta, e lui comincia a battezzare la persona con un lamento soprannaturale. Infino quella persona riceve la pienezza e la vera visione che Dio ha per la Chiesa, la città o per la nazione. Così Dio ha fatto, e vorrei fare presto, con Neemia. Sapete, Neemia era un uomo di autorità nel regno del re di Persia, mi immagino. Lui, nel senso americano, era the Secretary of the State, Segretario di Stato. Lui era il primo a incontrare i capi dello Stato che venivano a vedere il re, il primo. Lui era accanto al re giorno e notte, lo guardava, dava bevande, gustava le bevande, parlava all'orecchio del re sempre, sentiva la voce di Neemia e il re era sicuro. Ma però questo giorno prendere un po' di tempo, guardare intorno come Dio ha usato a Neemia. Nel libro di Neemia troviamo che
Gerusalemme era in rovina, tutta la città. La santa città di Dio era piena di peccato e piena di iniquità. La casa di Dio era piena di religione. Il popolo rendeva schiavo a loro stessi, chi rubava, chi metteva in prigione, chi rubava la casa, i banchi erano pieni di soldi dei poveri. Era una cosa incredibile. E io domando, quando leggo questa storia, come il Dio può restaurare queste rovine? Come si guarda oggi nel mondo, sembrasse che è impossibile fare qualche cosa o cambiare la città. È difficile cambiare una nazione, però non col Signore. Amen. Quando Dio picchia al cuore della persona, niente è impossibile. Amen. Forse noi viviamo in un mondo che è mille volte più peggiore, miei cari. Non sappiamo cosa fanno i nostri governi. Sono ladroni, bugiardi, umiliati. Sono incredibili. Non sappiamo la politica del giorno. Sapete, nelle chiese l'amore di Dio veramente si sta riflettendo. Io vedo molti giovani. Mi ricordo a 5 anni Dio mi ha chiamato al ministerio. A 5 anni, molti anni fa. Ora, ieri sera mi trovavo in chiesa. Domandava una ragazza che va alla terza media e ho detto: come ti chiami? E mi ha detto: mi chiamo così così. Cosa fai? Vado a scuola. Hai sorelle? Fratelli? Sì, 2 sorelle. Brava, così intelligente, bellina. Ho detto: tu vai a scuola domenicale? Sì, sì, alla sera, sabato sera qui. E conosci Gesù? Sì, sì, sì. Ascolta, era serio io, e lei diventa pure seria. Se morisse stasera, dove vai? All'inferno o nel cielo? Le rispose così: non so. Questa ragazza cresciuta da bambina nella famiglia cristiana, frequenta i culti settimanali, va alla scuola domenicale, è bellina, non ci manca niente forse, ma non conosce Gesù. Che cosa facciamo nelle nostre chiese? Il mio cuore si rompe. Per questo abbiamo cominciato noi in America, nella nostra chiesa, tramite il ministero di Vivian, più enfasi ai bambini che ai vecchi. Perché i nostri genitori, hanno più interesse che i nostri figli si lavano i denti. Hanno più interesse che i nostri figli gli orecchi sono puliti. Hanno più interesse che fanno una A nella pagella della scuola che conoscere
o sapere che conoscono Gesù Cristo come loro personale salvatore. E questo tocca, brucia il mio cuore, perché perdiamo la gioventù, perdiamo i bambini della Chiesa e il mondo e Satana li prende. L'amore di Dio nella Chiesa si sta riflettendo. Veramente. Diciamo pace, ti amo, però sapete, non c'è nel cuore. Quando le persone mi dicono a me, pastore, ti amo, ti amo, ti amo, pastore Pirio, tu conosci, una volta sono arrabbiato, ho detto, non dirmi più mi ami, mostrami, mostrami. È un messaggio per tutti quanti noi, veramente. Quanti pastori amano la Chiesa oggi, pure. È un lavoro. Quando ho arrivato a 65 anni, tutti si immaginavano che io fosse, chiudesse la Chiesa, mettesse un altro uomo e mi ritirai con meno di 65 anni. Ormai tu sei libero di fare più niente. Io ho detto, mi ricordo da 5 anni Dio mi ha chiamato e io morirò predicando. Pure che 50 anni, 60, 70 e voi l'avete visto il nostro caro pastore Remo, l'ultimo fiato, ha servito al Signore. Perché? Perché aveva l'amore verso Dio, compassione verso i perduti e la passione per la Chiesa di Cristo. Amen. Amen. Io amo la Chiesa di Cristo. Amen. Come mai l'amava prima. Amen. Cristo morì per la sua Chiesa. Amen. Nessuno ha più amore più di Cristo per la Chiesa. E se io amo Cristo, devo amare. Amen. La sua sposa. Amen. La sua Chiesa. Amen. Alleluia. Nel Vecchio Testamento Dio si volge al suo popolo e dice questo. Ancora vi dico, questo messaggio non forse per voi, è per una Chiesa universale, ma vorrei aprire il mio cuore io questa mattina. Amen? Amen. Così Dio dice a loro: voi usate le corrette parole verso di me, cantate i corretti cantici che voi sembrasse portassero lode a me. Però il vostro cuore è lontano da me. Ora, qui vediamo nel libro di Neemia, nel suo libro capitolo 1, verso 1 fino a 4, che una delegazione che venivano da Gerusalemme, 1500 miglia, che non sarebbe quanto chilometri, forse 2000 e più chilometri, vennero da Gerusalemme a vedere, incontrare Neemia, perché non sapevano cosa fare, perché Gerusalemme era in rovina. E quando lui l'incontra, domanda: come sono le cose a casa?
come sempre domandava io, fratello, il nostro caro pastore Remo, quando lo chiamava, lui sentiva la voce e mi diceva: giovanotto, come sta? Sono bene, bene. Domandava: come sono le cose a Napoli? Tutto va bene, mi sembrasse. Questi pure vennero a Neemia. Neemia domanda: come sono le cose a casa? Perché lui veniva da Gerusalemme, un giudeo. E loro hanno detto: la città è rovinata, le porte sono distrutte, bruciati, molti ladroni ci hanno rubato tutto. Si trova nel libro, no, che non voglio leggerlo per tempo, si trova nel libro di Neemia, capitolo 1, verso 4, dice questo. Neemia, vorrei leggere questo. Dice questo: e quando io ebbi intese queste parole, io mi posi a sedere e piansi e feci cordoglio per molti giorni e digiunai e feci orazione davanti al Dio del cielo e dissi: ah Signore Dio del cielo, il Dio grande e tremendo, che osservi il patto e la benignità a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Ve sia l'orecchia tua attenta e siano gli occhi tuoi aperti per ascoltare l'orazione del tuo servitore, la quale ti fu presente davanti a te giorno e notte per i figlioli di Israele, i tuoi servitori. Lui non prega per se stesso. Lui prega per gli altri. Il suo cuore è verso un mondo perduto. Pure erano giudei, conoscevano Dio, però non lo conoscevano più. Cosa fai Dio quando senti un uomo così? Quando Dio finalmente ha trovato un uomo, perché da molto tempo Dio sapeva che Gerusalemme era in rovina, ma nessuno ci importava. Come qualche volta io vado a chiesa e vedo un buco al muro, io passo e lo vedo, ma molti, mille passano, vedono niente. Vedo un po' di carta nel tappeto, mille passano e nessuno lo vedono. Io lo vedo tutto. Tutti hanno visto la rovina di Israele, di Gerusalemme, ma solamente un uomo ha sentito il bisogno di fare qualcosa. E quell'uomo era Neemia, perché Dio ha piccato al suo cuore dopo che lui l'ha visto piangere, dopo che lui l'ha visto digiunare, dopo che lui ha pregato. Ci dice: sì Signore, io manderò te, vai, lascia tutto che hai qui. E sapete, lui potrà dire: Signore, perché devo andare? Posso essere di più utile? Io lavoro con re. Se i fratelli miei hanno bisogno di moneta, oppure un appoggio sociale, un appoggio politico, io ho l'orecchio del re
e posso aiutarle. No, no, non dice questo lui. Lui ha preso un carico nella sua vita, un peso che veniva da Dio stesso, e ha detto: non posso lasciare le cose come sono, devo andare io personalmente. Certe volte lasciamo tutto al pastore della chiesa. Lui prega, lui consiglia, lui incoraggia, lui aiuta. Miei cari fratelli, sorelle, ascoltati, non so la cultura in Italia come la so americana, ma la cosa è questa, che ciascuno di noi, noi siamo un vaso che Dio a noi ci ha eretti, donne e uomini e giovani, e Dio ci ha chiamati a ciascuno di noi di alzarci e fare battaglia contro Satana a questi ultimi giorni, perché maggiore è quello che è in me che quello che è nel mondo, e noi abbiamo la vittoria se ci alziamo e diciamo: Signore, manda me. Amen. Alleluia, l'Eterno è Dio. Gloria al Signore. Jesus. Neemia ha visto un bisogno, ma lui però non si è afflitto. Lui pure ha visto un rimedio. Il mondo, sì, il mondo è pieno di peccato, ma però noi siamo la risposta del mondo. Amen. Cristo è la risposta, ma tramite noi. Amen. Non c'è risposta nel mondo oggi. Lunedì sera, mentre la media, la stampa, stava interrogando il signor Pompei, che è il capo della CIA in America, lavorando sotto il presidente Trump. Lui è un salvato, conosce Gesù Cristo. Ha chiamato i 32.000 a quelli che rinforzano la legge in America, e ha detto: America si trova in male condizione, c'è terroristi in ogni angolo in America, ci sono posti in America che vogliono bombardare tutti i posti del governo. E lui ha detto: pure che abbiamo i soldi e pure che abbiamo la libertà, a finire questo non lo possiamo fare noi. E quest'uomo ha detto questo: soltanto Gesù Cristo ci può aiutare. Amen. Perciò, miei cari, siamo noi più di uno, più di 100, più di 1000, più di 1 milione. Maggiore è Dio con noi. Amen. Perché lui ci userà. Amen. E bisogna che la Chiesa si alza di nuovo. Amen. Si veste di combattimenti di vittoria. Amen. E come Davide va davanti al gigante e dice: tu forse vieni con me col tuo vestimento umano, col vestimento di questo giorno, ma io appartengo al Dio del patto. Lui ci ha fatto un patto, se noi lo seguiamo, lui sarebbe con noi fino alla fine. Io forse non guardo come un soldato, io forse non ho la scuola di un militare, ma io ho il Dio dentro di me che è più forte di ogni Goliath nel monte. Io vengo contro te nel nome del Signore degli eserciti arrincati nel popolo di Israele, e noi abbiamo vittoria. Amen. Alleluia, l'Eterno è Dio. Alleluia. Qui lui ha visto il rimedio, Neemia. Questa mattina vorrei domandare questo. Chiuderò in un'oretta.
solamente cominciato. Vorrei domandare questo giorno, perché altri non hanno fatto ciò che ha fatto Neemia? Io domando me stesso. Questi erano in casa, ma lui si trovava 2000 chilometri lontano, e loro vanno a incontrare Neemia. Sapete perché? Perché altri non portavano il peso di Dio sopra la loro vita. Se certe volte noi veniamo in chiesa e pensiamo, no, forse qui in Italia, in America sto parlando io, che facciamo al Signore un favore, che io mi pongo da fuori casa mia un'ora a settimana per andare in chiesa, e poi se il pastore predica di più di 5 minuti più lungo me ne vado, perché i spaghetti stanno a bollire. Non è vero? Sì, Neemia aveva preso il carico di Dio. E quando la persona ha il carico di Dio, muore con quel carico. Il nostro pastore è morto così presto. Il suo carico era pesante. Non era un uomo perfetto, nessuno è perfetto. Ma dove sono gli uomini come lui? Oggi lasciati nelle nostre chiese. Abbiamo pastori oggi in America che fanno un messaggino domenica mattina per mezz'oretta e si riposano lunedì, che sono stanchi, e poi a martedì se ne vanno a giocare al golf per farsi rilasciarci. Veramente. Queste persone che sono andate a vedere Neemia non avevano il peso, perché veramente non vedevano ciò che Neemia ha visto, soltanto vedevano loro le rovine, le afflizioni, la vergogna del popolo. Ma però nella loro vita non c'era un pianto, non c'era una preghiera, non c'era un digiuno verso il popolo e il lavoro di Dio, come oggi vediamo nelle nostre chiese, che migliaia di persone vengono in chiesa ma sono raffreddati. C'è una formalità nei nostri servizi, che tutto si fa a secondo. Non diamo spazio più alla potenza e alla presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo lo mettiamo in una tasca, lo lasciamo là in caso c'è bisogno. Quando è stata l'ultima volta che lo Spirito Santo ha interrotto un servizio nostro? Alleluia. Sapete, Satana ha fatto questo nella Chiesa. Lui sta a rimuovere il nostro combattimento. Ti ricordi prima noi combattiamo contro Satana? Oggi diciamo, è la sua volontà. Se la persona ha cancro, è la sua volontà. Mentre dice la scrittura che noi non combattiamo contro sangue e carne, ma combattiamo contro Satana stesso
e lui è quello che viene a distruggere, a rubare, a dire bugie, a portare divisione nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, mariti contro moglie, figli contro i genitori, pastori contro chiese, diaconi contro quelli che la lode, tutti, questo è il loro satanico, miei cari. Satana ci chiude a noi gli occhi così non possiamo vedere il peccato. Lui sta a rubare la nostra compassione. Sta a togliere l'amore nella Chiesa. Quando Gesù, 20 anni dopo che se ne va in cielo, Gesù disse: sto picchiando alla porta e nessuno apre. 20 anni. Satana sta a togliere l'amore nella Chiesa, l'unità, la passione per gli uni e gli altri. Fammi fare presto qui, se no sto qui stasera. Io ho un appuntamento per pranzo, devo andare. Sto scherzando. Sapete però, in tutta sincerità, io mi sento nel mio cuore questo. Quando prego, sento nel cuore del Signore un dolore. Il nostro Dio c'ha un dolore nel suo cuore, mi sembrasse. E pochi nella Chiesa sentono il dolore di Dio. Ma però ascolti, ascolta questo giorno, quelli che lo sentono e ascoltano la voce di Dio, solamente queste persone, e Dio mostra a loro la condizione dove oggi è la Chiesa. Eppure mostra al popolo la condizione del loro cuore. La persona che prega, e Dio dice: oh, ti ho trovato ora. Ora tu conosci bene come io mi sento. Io piango per popolo perduto. Venne alla croce pure per loro. Sapete, una cosa gloriosa esce. Io mi ricordo il pastore Remo, non so con voi, con me, sempre era allegro. Ci dava sempre io il cappuccino. No. Perché era pieno di orgoglio spirituale. E Dio lo usava. Dio lo usava. Però nel suo cuore portava l'angoscia di Dio. C'è scritto al venerdì, prima che lui se ne andasse, una lettera a Vivian. Ha detto: Vivian, di a Stefano che non mi sento bene. Ancora l'abbiamo nel nostro telefonino. E sto a soffrire un po', non solamente fisicale, ma spirituale. Preghi per me. Quell'uomo portava un'angoscia, un peso per il Signore. Portava un peso per l'opera di Dio. Così Dio a lui l'ha guidato di fare ciò che lui ha fatto. Forse altri potevano fare altre cose, ma così Dio a lui l'ha guidato e lo ha visto così e ha portato il suo lavoro fino a questo tempo, perché lui
ha sentito il pianto di Dio, come Mosè quando era nel deserto ha sentito il pianto del popolo di Israele che doveva uscire d'Egitto. Una cosa è di bellezza, una cosa bellissima viene dall'angoscia, dal dolore. Tu senti una voce che nessun altro più la sente. Forse ti dicono le persone, ma tu sei spirituale, tu sei molto intorno a questa chiesa, tu forse senti cose. No, no, no. Tu hai sentito la voce di Dio. E quella voce ti sta dando una visione differente degli altri. Tu vuoi lasciare la casa reale in questa terra, vuoi partire lontano e fabbricare i mura per la gloria di Dio, vuoi fabbricare i mura, i ponti, così ci sarà unità e tutti insieme. Sapete, vorrei parlare un secondo ai pastori, agli anziani qui, ai diaconi, alle sorelle che sono in carica. Sì, tutto l'insegnamento, pure che è perfetto e buono, è buono. Tutte le predicazioni nostre sono buone nella Chiesa. Però ci vuole un cuore rotto davanti al Signore. Quando c'è un cuore rotto, il Dio porta due cose alla vita di quell'uomo e quella donna. Porta umiltà e porta l'amore. L'amore di Dio nella Chiesa. Perché la vera gioia nel servire al Signore viene fuori dall'angoscia. Senza angoscia, no gioia. Perché? Se legge, questa mattina l'abbiamo cantato. Grazie pastore, tu hai chiamato quel cantico. Si trova qui nel libro di Neemia, capitolo 8. Capitolo 8. 8:10. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate vivande grasse e bevete vini dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno nulla d'apparecchiato, perciò che questo giorno è sacro al Signore nostro, e non vi contristate con giacché l'allegrezza del Signore sia la vostra forza. Quando riceviamo l'angoscia, la voce, la chiamata di Dio e la seguiamo e lo obbediamo e la facciamo, poi Dio ti darà forza soprannaturale. Alleluia, chiamiamo i nostri capi. Alziamoci in piedi per piacere. Alleluia pure. Prima che il pastore viene, vorrei pregare per voi. Se c'è qualcuno questo giorno che Dio vi ha parlato e vi ha detto, e tu ti senti che tu vuoi questo peso nel tuo cuore di affrontare un ministerio, di affrontare un lavoro che forse per te è difficile, e forse tu ti senti solo o sola,
Tu sei la persona che Dio sta piccando al tuo cuore e Dio ti vuole usare, perché tramite l'angoscia c'è la vittoria e c'è la forza che Dio ti dà. Alleluia, alleluia, gloria al suo nome, Signore. Voglio pregare per quella persona, se c'è uno, due o forse nessuno, non so, ma mi sento che Dio sta chiamando qualcheduno a piccare al tuo cuore, sta piccando a te, alla tua spalla, e dice: vai avanti, perché ti voglio usare, ti voglio chiamare. Alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Sharandarasi la rashikura santa. Jesus name, Jesus name. Signore ti sta piccando a te, ti sta chiamando, perché ti vuole dare un assegno di lavoro, una cosa in particolare, ti vuole innalzare nel suo campo. Alleluia, alleluia, nel nome di Gesù. Arandararassi la rascinta, gloria all'Eterno. Alleluia, tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's okay, stay with me. Alleluia, thank you, Jesus. Alleluia, nel nome di Gesù.